Accendo il caffettino, forse è l'ora di pulire. A parte che qualcuno si è parcheggiato qua stanotte. Stanotte è venuto giù il finimondo, un temporale fotonico e adesso forse si tira fuori, però mi sa che la prova del pannello che ricarica la power station, mi sa che se esce un po' di sole ci provo almeno qualche ora. Fuori sono 13 gradi, quindi dentro ne abbiamo 19, ma fuori 13. Un po' frizzante, diciamo, l'aria. Vediamo il caffè, vediamo come si apre la giornata. Con i cavi scendiamo giù, ci attacchiamo alla power station, il sole già inizia a spingere. Il top sarebbe inclinarli, però appunto se li inclino poi ho paura che magari viene un colpo di vento, cosa, e mentre sono lassù in montagna magari li perdo. Quindi facciamo questa operazione qua, chiudiamo e attacchiamoli nella power station. La lasciamo qua, alziamo un po' il letto. Questo appunto è il pannello autoportante che vi ricordate che vi avevo fatto vedere. Connettere questo solar input, tac, mi dice 1 minuto di autonomia, ovviamente. Adesso penso che stia capendo. Oh, l'ho graffiata, no. Intanto mi dà 72 watt di potenza dal sole e mi dice che si ricaricherebbe recharging time in 24 ore. Ovviamente adesso il sole inizierà a picchiare sempre di più e quindi lei si caricherà sempre più velocemente, mi auguro. L'idea di andare Anello Cima Pezena mi dice andata e ritorno 4 ore. C'è una stupenda chiesetta. È un po' aperto, continui a andare. È elettrico quel cancello, c'è scritto continui ad andargli addosso. L'altra volta gli è andata addosso a un recinto elettrico per avvicinarsi a un asino. L'ha toccato con la coda, ha fatto un salto che si è spaventato tantissimo. Paura anche l'Olimpia a passare. Queste qua in certi posti girano anche e servono per lasciar passare le macchine, ma non lasciar passare le mucche, perché con gli zoccoli non so se tipo hanno paura o se scivolano, comunque le mucche su quelle cose lì non passano. E quindi da questo momento in poi le mucche sono libere e felici. Ciao mucca, vedi che se ne è incuriosito. Abbiamo trovato le rovine di un antico forte che mi sembra si chiami Forte Verle, una roba del genere. Della guerra. La nostra destinazione è la cima di questa montagna. Vamos Olimpia! Aveva anche la trincea. La vedo! Siamo in trincea. Stavolta sono già morto. Per fortuna la temperatura fresca mi aiuta.
La cosa forte della power station collegata giù al camper è che io l'ho associata al wifi del camper e quindi tramite applicazione vedo in tempo reale quanto sta caricando, se sta ricaricando, a che percentuale è la batteria, vedo tutto perché appunto mi collego tramite wifi. Non è indispensabile, però è sempre un qualcosa in più che non dà fastidio, anzi. Praticamente c'è la croce in ricordo degli Schützen tirolesi e questa targa l'ha messa il gruppo Schützen di Civezzano, e del Tirolo e di Bolzano. Adesso metto l'Olimpia al guinzaglio perché qua ci sono parecchi punti dove proprio la montagna va giù a picco e ho paura, quindi forse è meglio che ci leghiamo un po'. Vieni qua, vieni Olimpia. Qui c'è scritto che il forte Cimavezena, che è lassù, era la fortificazione più alta della linea difensiva durante la guerra. Da qua avranno avuto i binocoli e guardavano appunto là. Guardavano se arrivava il nemico, ma guardate veramente che panorama. Io non so se la GoPro rende, ma è... Ho legato l'Olimpia perché lì c'è una grata e lei ha paura. E adesso andiamo verso 3, 2, 1. Allora, io soffro di vertigini e ho paura in questo posto qua perché sto tenendo la GoPro con una presa fortissima perché mi fa veramente paura. Boh. Hai visto Olimpia che posto? Incredibile comunque dove avevano costruito queste strutture. Cioè, guardate qua, hanno costruito il cemento a strapiombo. Io penso anche a chissà quanta gente ci ha perso la vita qui, non solo durante la guerra ma proprio nella costruzione, perché una roba fotonica. Abbiamo visto la parte sotto e adesso andiamo nella parte sopra del forte, dove c'è scritto che innanzitutto questo forte è stato costruito da civili e quindi, come dicevo prima, chissà quanta gente ci ha perso la vita durante la costruzione, ma come sapete i civili non li avranno contati durante le perdite, diciamo. Però ho portato qua su tutta sta roba, hanno costruito a strapiombo con la tecnologia che c'era una volta, anche se ho letto che per i tempi la tecnologia che hanno impiegato per costruire questo forte era una tecnologia assurda e assolutamente avantissimo per i tempi dell'epoca. Chissà se avranno avuto dei Doberman qua. Senti odore dei tuoi avi qua su per caso. Non si scherza. Siamo sul tetto del mondo.
qua c'è anche... No, ci siamo dimenticati di portare un adesivo d'imparo, cavolo. Vabbè, laggiù abbiamo il camper. Andiamo al van e vediamo la power station, quanto il pannello solare della power station quanto ha caricato. Lasciamo il forte con la croce. Sta andando, ci sono le ventole che stanno raffreddando, mi dice 12 ore ancora per caricarla del tutto e siamo a 128 watt. Calcolando che il pannello era in piano, secondo me comunque in 6 ore questa power station da zero non si carica, secondo me. Comunque siamo al 20%, dai, qualcosa abbiamo ricaricato, la lascio attaccata. Mi bevo una birretta anche, che me la sono meritata. Magari più avanti farò di nuovo questa prova, diciamo, però secondo me in 6 ore non lo carica neanche se vuoi. Però in un'ora e mezza si carica da una qualsiasi presa. Ad esempio lì ci sono due colonnine di ricarica per le biciclette, cose del genere, con la presa 220, e generalmente sono gratuite, sono per caricare le bici o cose così. Questa ha anche una buona maniglia e secondo me, essendo che ci mette un'ora e mezza a caricarsi e c'è anche abbastanza vicino, e ti puoi attaccare lì, la lasci lì, gli metti magari un lucchetto che non te la portino via e la puoi caricare anche se sei in giro in libera, insomma, perché quelle colonnine per caricare le bici così ci sono un po' dappertutto e sono gratis. Una nuvola, si sono spente le ventole, adesso sta riaumentando perché sta ritornando un po' il sole. Ah. Mi sono spaventato per sentire le ventole. Che è successo? Invece era perché appunto è arrivata una nuvola e quindi il pannello non caricava più. Adesso siamo tornati a 140, quasi 150 watt. Comunque questo test appunto magari lo farò più avanti, lasciando tutta la giornata, e per vedere se ce la fa a caricare in una giornata di sole totale. Però secondo me no, vedete, nuvola 35 34, secondo me non ce la fa in una giornata a portarla al 100%. Questo è stato proprio un test stress estremo, però secondo me andava fatto, perché è inutile dire questo mi tiene un phone un'ora e mezza e dopo alla fine lo tiene 20 minuti, insomma. Effettivamente non è arrivato un'ora e mezza, ma ci siamo andati molto molto vicini. Si è annuvolato e quindi mettiamo via il pannello, anche perché devo andare, ahimè, dal dentista. Ciao Walter, sto arrivando. Secondo me però questo prodotto riesce a darti un'autosufficienza energetica, perché il test che abbiamo fatto di un'ora e passa di phone acceso è una cosa che non succederà mai, insomma, in una normale casa, in una baita, in un van, cioè non è che lasci un'ora e mezza il phone acceso. Quindi se avessimo utilizzato il van o anche una semplice abitazione normalmente, secondo me il pannello con queste 4 ore di sole che si è preso l'avrebbe riportata al 100%. Continuerò le prove su questo prodotto dell'EcoFlow, perché non è un prodotto economico e quindi è giusto che qualcuno lo provi per voi e vi faccia vedere se effettivamente vale la pena o meno. Fino adesso io direi di sì. Mi sono accorto, rispetto a quello che ho detto prima, che non ce la farà mai in 6 ore, mi sono accorto che le variabili sono molte. Cioè, se c'è una nuvola, adesso si sta annuvolando tutto, passa una nuvola, paf, mi sta una nuvola 10 minuti che non prende il pannello, si ferma. Cioè, quindi le variabili sono tante e in qualche modo voglio trovarci qualche difetto, cosa che non troverò, mi sa.
Ciao, alla prossima.